Colleghi, in Siria c'è una guerra che si protrae ormai dal 2011. In 7 anni sono morte centinaia di migliaia di persone. Secondo l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, si contano circa 7 milioni e 600 mila sfollati interni ed oltre 5 milioni di rifugiati all'estero. La Siria era un paese bellissimo. Oggi è un paese che rischia di scomparire. Da tempo è diventata una polveriera. Il territorio è spartito tra milizie jihadiste, lo Stato islamico e forze ribelli antigovernative, mentre alcune aree sono ancora sotto il controllo del regime di Damasco. Quello in corso è evidentemente una guerra per procura, giocata da una parte da Mosca e Teheran, a sostegno del regime di Assad, e dall'altra da Stati Uniti ed Arabia Saudita, che da tempo puntano a rovesciare il regime. La principale vittima di tutto questo caos, purtroppo, è stato ed è ancora oggi il popolo siriano. Ebbene, in queste ore stiamo registrando un'escalation di tensione che ci preoccupa. Prima l'attacco chimico di Douma, una strage terribile che segue ulteriori attacchi chimici già commessi in passato nel paese. Ricorderemo tutti, purtroppo, Ghouta nel 2013. Ed anche in questo caso lo scambio di accuse tra le parti in causa è stato immediato. Poche ore più tardi poi il botta e risposta, colpi di tweet con il presidente americano Donald Trump che ha minacciato una risposta dura in Siria attraverso missili belli, nuovi ed intelligenti. E la Russia che si è detta pronta ad abbatterli tutti. I toni, di per sé, come ho già detto, suscitano enormi preoccupazioni. Sembra che lo scenario stia cambiando velocemente e l'ipotesi di un intervento nel paese appare purtroppo sempre più concreta. Alla luce di tutto ciò, in questa fase assai delicata e complessa, riteniamo che il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni debba quanto prima informare tutte le forze politiche sugli sviluppi in corso, soprattutto in virtù dell'esito elettorale del voto del 4 marzo e della nuova composizione parlamentare in essere. Grazie Presidente. Grazie.